Un altro, seguitemi perché abbiamo dall'inizio, un mese fa, seguito il dramma di queste due ragazze che hanno perso la vita a Corso Francia, poco lontano da qui, Camilla Romagnoli e Gaia von Friedman. Ne abbiamo parlato molto, abbiamo imparato a conoscerle, purtroppo è un caso che ha scosso tutti noi davvero e che continua ad indignare e a provocare dispiacere in ognuno di noi. Ogni volta che si passa da lì non si può non pensare a queste due ragazze che mano nella mano sono state travolte da questo SUV guidato da quest'altro giovane, Pietro Genovese. Oggi è una giornata importante, andiamo subito in diretta con Antonella Del Pino che si trova lì. Perché è una giornata importante, un mese dopo cosa accade oggi? Antonella, aggiornaci. Beh, oggi ha inizio la super perizia disposta dal pubblico ministero Felici. Gli inquirenti avranno tempo fino al 7 di marzo per poter analizzare sia i verbali redatti subito dopo l'incidente, sia le testimonianze raccolte e sia soprattutto gli elementi più importanti. Oggi hanno incominciato dall'auto di Pietro Genovese, tant'è vero che poco fa si è conclusa la prima giornata di lavori. L'auto di Genovese è stata posta sotto sequestro e portata in questo deposito giudiziario dove oggi, poco dopo le 2:30, si sono dati appuntamento una decina di persone capitanate dal perito capo, chiamiamolo così, appunto nominato da Felici, che è l'ingegner Scipione, che è appunto un perito che è pratico di incidentistica stradale. Antonella, prima di ripercorrere quello che è accaduto, ricordaci quali sono le accuse che pesano sul capo di Genovese. Beh, Pietro Genovese è accusato di duplice omicidio stradale, per questo è agli arresti domiciliari. Torniamo a quella notte drammatica di dicembre, una strada a tre corsie, quasi un'autostrada nel cuore della città, una notte piovosa, queste ragazze mano nella mano attraversano. Capiremo poi quali sono la dinamica, perché come abbiamo sentito ci sono delle perizie importanti che stabiliranno qual è la realtà delle cose. Ripercorriamo quella drammatica notte con Simona Giampaoli. È la notte tra il 21 e il 22 dicembre, tra sabato e domenica, poco dopo la mezzanotte. Mancano pochi giorni a Natale, le scuole sono chiuse per le vacanze. Gaia e Camilla, 16 anni appena, vengono travolte e uccise su questo lembo di asfalto a Corso Francia. Ci siamo resi conto solamente del grande boato, quindi siamo usciti pensando che fosse un tamponamento e dopo davanti a noi c'era la scena che tutti sanno. Racconti shock, del semaforo prima rosso e poi verde, le macchine che iniziano a camminare, poi, sempre secondo la ricostruzione, spuntano loro due che attraversano insieme di corsa, fuori dalle strisce secondo un testimone. Le auto si fermano ma un SUV no, non riesce, arriva a velocità sostenuta e le investe in pieno. Gaia e Camilla moriranno sul colpo, inutile qualsiasi intervento. Alla guida dell'auto, Pietro Genovese, 20 anni, agli arresti domiciliari per omicidio stradale plurimo. Ciò che è accaduto dopo è la cronaca del dramma che tutti conoscono. Vite spezzate di chi la vita l'aveva ancora davanti, famiglie distrutte in pochi istanti, un ragazzo divorato dal senso di colpa per un dramma che ha sconvolto tutti coloro che in qualche modo sono coinvolti. Questi sono i punti fermi, le sicurezze, poi ci sono le domande, i punti interrogativi che la superperizia chiarirà. Pietro Genovese, alla guida del SUV che ha investito Gaia e Camilla, risultato positivo all'alcol test e al narcotest, correva troppo? Qual è stato esattamente il punto d'impatto? E le ragazze, dove hanno attraversato la strada? Quelle morti e tutto quel dolore potevano essere evitati? Forse sì, le perizie chiariranno, ma anche gli interrogatori che ci saranno, perché ricordiamo che ci sono alcuni test chiave che devono essere ascoltati. Antonella Del Pino, è passato un mese, il ricordo è sempre vivo e forte. Raccontaci come saranno ancora ricordate queste due ragazze. Sì, intanto la giornata è domani, nel senso proprio domani, che nella notte tra domani e dopodomani, che trascorrerà un mese dall'incidente. L'incidente, ve lo ricordo, è avvenuto qui sotto e proprio anche quel semaforo sarà oggetto di studio da parte dei periti. Ma cosa succede mercoledì? La mamma Gabriella, la mamma di Gaia, ha voluto che le ragazze fossero ricordate entrambe con una messa che si terrà proprio qui al quartiere Fleming, alla chiesa del Santissimo Sangue alle 19. Grazie a Antonella Del Pino per questi aggiornamenti, continueremo a seguire
questa tragedia nel cuore di Roma. Adesso dall'altra parte dello studio Lorella con un altro caso che stiamo seguendo.